con me. Non c'è più una notte che io dormo pensando a te, sento ogni ora, ogni minuto a fatica, perché te vas, perché non stai con me. Ma mi resto attonito, son sempre di più maraviglia. Cos'è ste cose? Che mondo è questo? Dove ad andare a finire ste smanie, sti gridori, ste malegrazie? E per cosa grideli tutti? E per cosa se tali al diavolo? Fin dai tempi di Troia parte quasi sempre che de meso le donne. Oh, donne, donne. Basta. Anca mi per una donna, gola mia parte de casa del diavolo. Guarda mo, se la fosse un'amorosa, la manderia a far squartar. Ma le muglier, e dice che una muglier bisogna soffrirla par goderla. Ma soffrirla e goderla, do cose che a metterle insieme. Maria Vergine, che fatica, che fatica. Vela qua che la me viene a favorir. Signor consorte, le son serva. Padrona mia, riverita! Posso avere l'onore di dirle una parola? Son qua, la comandi! Vedo che la mi sfugge, che la si nasconde e che da ieri sera in qua non ho l'onore di riverirla. Sosta impedio per il paron. Anche la notte per il padrone? Anche la notte! I servitori però dicono che ella ha dormito sopra una sedia. E un pochetto! Non ha favorito di venire a letto! Ho fatto per non incomodarla! L'hai fatto? Perché tu sei una bestia! Oh! Da lei siamo sbalzati al tu senza passare per il voi, venon! Tu sei stato con il tuo padrone in casa della sua amante! E in quella casa c'è anche una servetta piacente! Ma de notte la servetta! Subito, subito la va in la sua camera! E con chi? E cosa ti vuol che sappiami? E che cosa avevi paura che io sapessi? Se venivi nel letto nostro! Che mi sentiva d'esser minchion a venir che... Tu, invece, una cosa la sai! Sai ciò che meriti comunque! Mino che rispondo certo! Asinaccio! Ma se comodi! Dormir sopra una sedia! Lasciar solo la moglie! Brigella! Maledetto! Oh, guarda! Mi dispiace un pochetto quel dormir sola! Bella amore! Bella carità! Per me è un furto! Qualcuno la pagherà! Adesso che il so, ho trovato come castigarla! Se me la fai un'altra volta, meschino te! Ti vedrà come te la passo! Ma, bestia maledetta, almeno rispondi! Parlela con me? Credeva che la stava solo brontolando! Sì, parlo con te, disgraziato! Hai fatto fare una notte orribile! Mi dispiace, in verità, la mia idea era il contrario! Ah, sì? Bene! Stasera voglio riscattarmi! Voglio andare a letto alle 9:00! Lascia comodi! E ci hai da venire anche tu! Oh, mio, da servire il paron, come sempre! Fingiti ammalato! Figurarsi! E via! No, certo! Caro Brighella! Ma vai in telletto quando ti vuoi, cosa ti importa di me? Sola? Non posso addormentarmi! Non voglio! Oh, bella, ti dispiace star sola e poi ti metterata così pulito! Ma che cosa ti ho fatto?
Via, scherzavo. Tu sei il mio caro marito. Marito! Guarda, la cariga! Sta medesina non la lascio più! Però sei una bestia! Dormo sulla carega! No, no, via! Mi piace giocare! Contro qua il rimedio universale! Brutto! La carega! Brutella! Anima mia! Gemella! Magica! Fenifrago! La carega! No! Comanda tu! Comandami in tutto! Aiuto! Su! Sei freddo il cuore, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti basterò, milord, tu non pensare mai di andare a cercar mai, io so chi sei, milord, i tipi come te si trovano prima o poi. Umna как Гертруда Стайн. Ma è una canzone russa. Mia madre parla della mia donna ideale. Semplice, strana, forte come il cognac. И поется джазом, как этот стих. Но у нас не будет с ней общих тайн. Мы останемся при своих. Guarda il cameriere Arlecchino, quello che avete respinto con l'anello dell'inglese. E con lui c'è Milord, egli certo non perde tempo. Gli inglesi hanno poche parole e molti fatti. E la loro troppa serietà non so se mi piace. Ogni quarto d'ora dicono quattro parole. Beh, facciamo entrare questo inglese e poi vai a frullare la cioccolata. Intanto passerò il tempo con Arlecchino. Non gli dare troppa confidenza, eh? So vivere anch'io. Sono francese e tanto basta. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Madama! Milord, vi sonserva! Perché non vi siete compiaciuta di ricevere questo piccolo anello? Mi diceste ieri sera che vi piaceva! E tutto quello che piace non è lecito di prendere! Ma davvero? Non è forse giusto desiderare quello che piace? E desiderare e prendere non è la stessa cosa! Per ora mi arrendo! Però badate, madama, rispetto i vostri principi poiché lo desidero. E dunque il desiderio è una buona guida. Ma non sempre, caro milord. Ma basta, vi prego, accomodatevi. Tocca a voi. Favorite. Non prima di voi. Ci mancherebbe. Si figuri. Insisto. Oh, su, vi ringrazio. Non tormentiamoci con cerimonie. Come avete riposato bene il resto della notte? Vi è piaciuta la festa di ieri sera? C'erano delle belle donne? Che stile laconico! E milord, qual più vi è piaciuta fra quelle che si potevano dire belle?
Well! Me? Voi, madama! No, voi volete scherzare? Credete, lo dico di cuore! Ma io non merito una distinzione così generosa! Voi meritate moltissimo e non vi degnate di accettare pochissimo! Oh, non accetto per non essere obbligata a concedere! Io non pretenderò mai nulla da voi! Quel galantuomo francese, il visconte di Le Bleu, chiede di poter essere ammesso a darvi il buongiorno. La sorte vi offre una felicissima occasione. E beh, un buongiorno non si nega a nessuno. Monsieur Le Bleu! Che gran conquista ho fatto io ieri sera, tutti sono rimasti incantati. Ma siccome so di non essere bella, mi meraviglio e non mi vanto. Ma vi tengo un po' di felicità. Madama, la modestia è il piedistallo della vera bellezza. Grazie, milord. Ma che strano, forse è il diavolo tentatore che ci fa parlare di piedistalli anche riguardo alla modestia. Ma! Don Alvaro de Castiglia, voi non vi siete fatto annunciare? Dovreste attendere dunque, così deve fare un gentiluomo. Madama, eccomi qui a tentare, grazie di un solo vostro sguardo, di lenire le mie pene. Monsieur Le Bleu, non solo io sono nato gentiluomo, ma per di più da una famiglia nobile, stimata, severa e valiente. Dunque ogni mia azione è per natura appropriata, al di sopra di ogni banale convenevole. Signora, io non soffro, al contrario, voglio che voi conosciate tutta la mia salute e la poderosa musica del mio cuore. Ma sì, perdonate, ma la vostra gratuita sfrontatezza un inizio di pessimo gusto con una tal signora. Bello il vostro gusto pretendere di giudicare me e il mio caliente trasporto al posto della signora Rosaura. E giustamente, una signora di tal merito nemmeno deve sprecare un solo attimo ad abbassare i suoi pensieri alla portata delle vostre grevi avances. Gravi! Non grey, la gravità significa peso, dignità, vera maestà. Ma la vostra francese leggerezza, come potrebbe capirlo? Gli spagnoli sono prepotenti e perdono la preda perché saltano più avanti di essa. E voi invece ronzate intorno ad essa senza atterrare mai, come Mosserigni! Monsieur, sentite di uscire subito con me! Vi mostrerò come sanno pungere i moscerini! Vale, andiamo! Al sangue si dà ragione con sangue! Oh! Olè! Voilà! La vostra preda vi saluta. È così, milord, che io piaccia è forse una fortuna. Che vi si ami vorrebbe essere una bontà. In ogni caso, il corrispondervi non è di mio arbitrio. Da chi dipendete? Non siete padrona di voi medesima? Credo di essere serva del mio intelletto e di metterlo d'accordo col mio cuore. Siete una donna prudente. Eppure, se davvero fossi una donna prudente, dovrei presto accompagnarmi con uno sposo. Beh, io invece non mi sposerò mai. E perché? Mi piace la libertà. E l'amore non vi punge mai? Amo, e come? Ogni momento che vedo una donna amabile. Ma il vostro è un amor passeggero. Perché è obbligatorio amare per sempre? La costanza è il pregio del vero amante. È certo costante finché dura l'amore. E amante finché è vicino l'oggetto. Dunque, partito che sarete da Venezia, non vi ricorderete più di me. Che importa a voi che io vi ami a Londra o che vi ami a Parigi? Il mio amore vi sarebbe inutile ed io penerei senza frutto. E qual frutto sperate finché mi siete vicino? Vedervi ed essere ben visto da voi. Ah, siete un cavaliere discreto. Una dama d'onore non fa sperare di più. Siete formidabile. Sono tutto vostro. Ma finché siete a Venezia. Così penso. Che bello.
vorrebbe fare una visita. Il conte di Bosconero? E per l'appunto. Oh, che cosa aspetti? Fallo venire! Vai! Obbedisco! Madama, il conte è vostro amante? Vorrebbe esserlo. Ecco appunto, lo desidererebbe. Salute a voi, conte, sedete. Mi rallegro della bella compagnia. Amico, avete fatto bene a venire. Io stavo facendo morire di malinconia questa bella signora. Anzi, l'avrete molto ben divertita. Oh, beh, insomma, mi viene naturale. Signori, col vostro permesso, Marionetta. Vai a chiamare Leonora, mia sorella, e dille che si metta a sedere vicino a Milord. Magari succede qualcosa di bello. Chissà. Conte, Lord Runebeef, non credeva così di buon'ora di trovarvi a fare salotto. Si vede che siete un buon gostaio. E Milord ha voluto favorire di venire a bere la cioccolata da me. Sì, siete generosa con tutti. Conte, voi mi offendete. Veramente non si può negare che Milord non ci abbia invece tutte le amabili qualità desiderabili in un cavaliere. Di godere di sì gentili conversazione? Venite, Leonora, venite! Chi è questa giovane signora? Mia sorella! E sua divotissima serva! Spedite presto, Milord! E beh, se me lo permette! Well, mi fate onore! Lei è inglese, non è vero? È tanto tempo che è a Venezia! Le piace questa città? Ma signore, perché mi tratta con tanta asprezza? Sono la sorella di Rosaura! Compatitemi, ho la mente un poco distratta! Oh, certamente! Non vorrei disturbare i vostri pensieri! Well, ve ne sono grato davvero! Vi ringrazio! Arrivederci! Che fate? Dove andate, Milord? In piazza! Siete contrariato! Figuriamoci, ci rivedremo in giornata! Madama, vi saluto! Conte, arrivederci! Oh, permettete che io almeno vi accompagni! No, restate a consolare il povero conte! Vedo che gli muore per voi! Vi amo anch'io, ma appunto perché vi amo, godo nel vedervi circondato da più adoratori che facciano giustizia al vostro merito e applaudiscano la mia scelta! Well, yes! Sorella! Bella conversazione che mi avete fatto godere! Vi sono obbligata davvero! Oh, piccola Eleonora, cercate di capire, quello è un uomo dal bellissimo cuore, ma ha le sue stravaganze! Per me non lo baderò mai più! Certamente! Milord c'ha davvero un bellissimo cuore e io l'ho amareggiato, ma per la sofferenza di vedermi mal corrisposto. E di che vi lagnate? Di vedervi far parte delle vostre grazie ad un forestiero. Ma che? Sono mica cosa vostra? Mi avete forse comperata? Pretendete di comandarmi? Spiegatemelo! Con quale autorità? Con quale fondamento? Conte, voi mi piacete? E mi piacete più di quello che pensate, ma non voglio per questo sacrificare a voi la mia libertà, neanche se fossi vostra moglie. La conversazione, quando è onesta, è del tutto degna delle persone civili. La donna di garbo tratta con tutti senza favorire nessuno, così ho fatto finora. E se ho fatto delle eccezioni per qualcuno, ma quello siete voi! Ma se ve ne approfittate, io vi rimetterò nella massa degli altri e forse mi mandirò del tutto dalla mia casa! Signor Conte! Siete rimasto molto sconsolato! Ma la colpa è vostra! La maledetta gelosia è un flagello per le povere donne! Fa bene, mia sorella, a levarvi dal capo questa pazzia! In quanto a me, se mi toccasse un marito geloso, lo vorrei far morire disperato!
E come si può fare a non essere gelosi? Amo una bella donna e me la trovo tutta allegra con un altro! La conversazione è onesta, civile, sarà, non lo nego, ma si comincia con la civiltà e si finisce con la tenerezza. Tutti ci si innamora così, un poco alla volta. Sia maledetto che ha introdotto l'usanza di questo modo di fare salotto! You don't own me. Io non sono una tua proprietà. I'm not just one of your many toys. Io non sono solo uno dei tuoi tanti giocattoli. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Oh, che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese Braccino mi sposerebbe. Però, se davvero mi volessi sposare, ci sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo. Non so che farmene. Oh, se avessi sposato tutti quelli che hanno detto di volermi, ne avrei di mariti. Tutti quelli che arrivano in questa locanda si innamorano di me. Tutti, nessuno escluso. Tutti mi fanno i cascamorti. Tutti mi fanno i cascamorti. E tanti, anzi tantissimi, si dichiarano pronti a sposarmi addirittura. E adesso questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta così bruscamente. Costui è il primo forestiero capitato alla mia locanda che non abbia avuto piacere ad avere a che fare con me. Non dico che tutti si debbano innamorare a prima vista, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. È nemico delle donne, non li può vedere. Povero pazzo! Povero pazzo! Non avrà ancora trovato quella che lo mette a posto, ma la troverà. La troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Con uno così, per l'appunto, mi ci metto di puntiglio. Quelli che mi corrono dietro molto presto mi annoiano. Che cosa hai detto? Sì, quelli che mi corrono dietro molto presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza mi interessa, sì e no. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, ammirata, adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A sposarmi non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente e godo la mia libertà. Mi trattengo con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. E voglio burlarmi di tante caricature di amanti pieni di spasimi e sospiri. E voglio usar tutta l'arte che posso per vincere, demolire e sconquassare quei cuori barbari, duri, che sono nemici di noi, donne, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre
natura! Che cosa hai detto? Niente! Intanto scrivo, noi donne, la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Ehi, capo! Che cosa c'è? Quel tizio, il cavaliere, che sta nella camera di mezzo, si lamenta della biancheria. Dice che è dozzinale e che non la vuole. Lo so. Le ho detto anche a me. E lo voglio accontentare. Va bene, tirami fuori la roba che gliela porto. Vai, gliela porto io. Gliela vuoi portare tu? Sì, esatto. Ci tieni proprio a questo tizio? Io tengo a tutti. E tu? Vada ai fatti tuoi. Ma l'ho già capito, noi due non si combina niente. Lei mi tiene sulla corda, ma non faremo un accidente di niente. Che razza di sciocco, ha delle pretese. Ma voglio lasciare qualche speranza perché continuo a lavorare bene. Si è sempre fatto che clienti servo io. Tu con i clienti forestieri sei un po' troppo ruvido. Oh, e tu un po' troppo gentile. So quel che faccio. Non ho bisogno di un consigliere, o peggio di un maestro. Benissimo, trovati allora un cameriere che obbedisce e basta. Ma perché Fabrizio? Ti sono venuta a noia? Ti ricordi che cosa ha detto a noi due tuo padre prima di morire? Senti, quando vorrò sposarmi, mi ricorderò di mio padre. Ma intanto io sono allergico e certe cose non le riesco a digerire. Ma per chi mi hai preso? Per una banderuola, una civetta, una pazza? Mi meraviglio di te. E secondo te, che cosa io vorrei fare con i forestieri che vanno e vengono? Se li tratto bene, lo faccio per tenere in alto il credito della mia locanda. Non vado in cerca di regali io, non ne ho bisogno. Lo faccio per sentirmi corteggiata. Per questo, una persona mi basta e avanza. E questa persona mi sembra che ce l'ho. E distingo bene chi merita e cosa mi conviene. E quando vorrò sposarmi, mi ricorderò di mio padre. E chi mi sarà stato fedele non potrà lamentarsi di me. So essere riconoscente. Riconosco chi merita, ma non mi sento riconosciuta io. Basta, Fabrizio! Cerca di capire quello che dico, se poi... Ecco! Chi riesce a capirla è bravo davvero. A volte sembra che mi voglia e a volte che non mi voglia. Dice che non è una banderuola, ma vuole fare sul momento tutto quello che le pare. Ma non so che dire. Staremo a vedere. Lei mi piace, le voglio bene. E con lei mi metterei a posto per il resto della vita. Ebbene, bisognerà chiudere un occhio e lasciar correre qualcosa. Alla fine i forestieri vanno e vengono. Ma io resto sempre. Il meglio sarà sempre per me. Anzi, signor Goldoni, facciamo un esperimento. Ehi, capo! Che cosa c'è? Quella signorina che sta nella camera di mezzo si lamenta delle biancherie, dice che è dozzinale e che non la vuole. Lo so, l'ho detto anche a me. E la voglio accontentare. Va bene, tirami fuori la roba, che le la porto? Vai, gliela porto io. Le la vuoi portare tu? Sì, esatto. Ci tieni proprio a questa tizia? Io tengo a tutti e tu vada ai fatti tuoi! Ho già capito. Noi due non si combina niente. Lui mi tiene sulla corda, ma non faremo un accidente di niente. Che razza di sciocca! Ha delle pretese! Ma voglio lasciarle qualche speranza perché continui a lavorare bene. Si è sempre fatto che i clienti forestieri li servo io. Tu con le clienti forestiere sei un po' troppo ruvida. E tu sei un po' troppo gentile. Oh, basta così, grazie. Parmi che abbiamo capito il punto. Mi dispiace per voi, signor Fabrizio. L'esperimento dimostra che donna è diavolo quando come l'uomo agisce. Già, è proprio così. Sarà che l'uomo è il diavolo? Eh,
Se non sai com'è bello impazzire, scegli me, scegli me. Se lo sai e non riesci a dormire, scegli me, scegli me. Io so che te ne vai, non si vince senza perdersi. Forse capirai che cos'è il dolore e quanto male fai con l'amore. Se convenga o disconvenga alla donna, protagonista delle mie commedie, il titolo di donna forte ne potrà giudicare il pubblico. Di certo le circostanze in cui ella si trova esigono una straordinaria fortezza d'animo e di mente. Quello che cerco è un pubblico saggio e moderno, avendo io in vista di smascherare, per rimproverarli e correggerli, i difetti del nostro viver comune, difetti veri osservati nella vita vera. Ho veduto, per esempio, con gli occhi miei delle famiglie in disordine, in disunione, in rumori grandissimi per causa di quelle furbe serventi che aspirano a dominare. E la mia vita è stessa, di quante scene mi ha provveduto per il mio teatro, più di una barbara locandiera, infatti, ho veduto ridere del mio pianto dopo che, presa di puntiglio la mia iniziale diffidenza e avversione per loro, mi avevano fatto cadere nella trappola delle loro lusinghe. Ho voluto dunque mettere in orrore sulla scena la schiavitù che questi sirene sanno procurare con le loro arti di seduzione a certi malcapitati come me. Spero di aver scritto su questo, come su altri argomenti, delle storie utili ed istruttive. Quando guardo indietro, non so se vantarmi delle mie follie o pentirmi delle mie debolezze. Non so, avessi avuto io lo specchio delle mie commedie per guarirmi. D'altra parte, la donna che io dipingo per criticarla è affascinante, vivace, brillante, indipendente. Qualcuno dice più affascinante di quelle altrettante numerose che ho dipinto per esaltarle. Ed ecco che i critici paventano che così non ci sia nessuna istruzione, nessuna scuola, nessuna morale. Prezzare senza conoscere, questo è il rischio di molti moralisti, ma senza conoscere sicurissimamente si cade vittima di ciò che si vorrebbe combattere. Io ebbi poi, però, sempre nello scrivere ed ho tuttavia un precetto chiarissimo, non solo fustigare costumi, ma procurare insieme di divertire, perché lo spirito allegro fa sentire in concreto e in salute il bene a cui tendersi vuole. Così taluni miei personaggi possono risultare molto più felici dei vizi che dovrebbero rappresentare. Ma questa forse è la vera conoscenza. Forse! Ma qui conviene che il ragionar mio s'arresti. L'arte della commedia, come la mia Rosaura, non vuole certo essere la riformatrice del secolo. Insegna dove può, insieme divertendo e ridendo, rimane con il suo tempo. Tutti felici e contenti! Così si concludono le mie commedie sul palcoscenico. Tutti felici e contenti, o quasi! Comunque ognuno al posto giusto per loro. Poiché calato il sipario, da lì ricomincia il viver comune, in qualche modo. Da lì ricomincia il viver comune, in qualche modo. Il viver! Comune! Via, se
signor capitano! Tutti gli amici miei mi lasciano, se ne vanno, faccia lo stesso lei! Io lasciarvi, signora! Perderò prima la vita! Che volete che dicano? Se con voi resto unita, potevo trattar che voglio, severa conversazione, ma con uno sol s'offende la mia reputazione! Di mormorar di voi, né uno sarebbe più ardito quando io fossi... Che cosa? Resto di voi, marito! Marito! Sì, signora! Marito! Così è! Io non sono per voi, né voi siete per me! Ma perché mai contessa? Oh, il veleno negli occhi! E la dolcezza in cuore! Ditelo, direi sciocchi! Te, per pietà! Bugiardo! Son vostro a tutti i fatti! Tantissime parole e pochissimi fatti! Ecco la mano in pegno! Che cerimonia è questa? La manda solo, a sola, ad una dama onesta! Arlecchino! Signora! Sentimi! Vai di là! No! Di là! No! Di là! No! Di là! Sì, di là! Fermati! Vedi se c'è il notaro e conducelo qua! Ma che vuol dire? Non seccarmi! Subito in mantinente! Non mi credete ancora? No! Non vi credo in niente! Se voi mi continuate un simile tormento, può lacerarmi il seno! Tutte parole al vento! Barbara! In questa guisa di me prendete gioco! Sono un uomo disperato! Salassatevi un poco! Eccolo qui, signora! Questi! Lo conoscete? Formi che sia il notaro! Da lui cosa volete? Chiama due servitori! Di qua o di là? Ti bastono! Vuole così, signora? Sì! Si può sapere? Tacete! Servi qui! Ora, signor Gradasso, che tanto l'amor vantate! Ora se vi dà l'animo, ora l'amor mostrate! Ecco due testimoni! Ecco il notaro! Ebbene, quel che dianzi diceste, mincitor, vi sovviene? Sovviene quel che dissi, e non l'ho dissi in vano! Due testimoni in faccia, presentovi la mano! Sono un uomo d'onore! Sono vostro! Eccomi qui! Ma è contenta, signora, di queste nozze? Sì! Oh, questo sì che è un matrimonio perfetto! Bello e rabbioso! Siete ancora sdegnata? Siete mio? Sono vostro! La rabbia mi è passata! Vissero tutti felici e contenti, senza più stress, né colpi di testa per pura follia, e fu così che vissero tutti beati e vincenti, ma da lì in poi che cosa è accaduto nessuno lo sa, non si possono imprigionare i cuori degli amanti, ma si può spiegare loro. Non si può offrire al cuore via d'uscita continuando a raccontare una storia già finita. Questo è liberamente tratto dalle storie molto comuni, dove gli amori sono eterni e i figli crescono alti e buoni.
questo è liberamente tratto dalle storie troppo normali, perché è giusto che gli uomini a volte sognino un mondo che forse non c'è. E fu così che vissero tutti felici e contenti, senza più stress né colpi di testa per pura follia. E fu così che vissero tutti beati e vincenti, ma da lì in poi che cosa è accaduto nessuno lo sa. E fu così che vissero tutti felici e contenti, senza più stress né colpi di testa per pura follia. E fu così che vissero tutti beati e vincenti, ma da lì in poi che cosa è accaduto nessuno lo sa.